Questa è una nuova avventura piena di segreti magici che dovremo scoprire tutti quanti insieme. Infatti guardate il video fino alla fine. Vedete, già da questo bioma si può ben capire, a parte questi ragni che si muovono in modo totalmente strano, si può già capire che questo posto non è normale, perché ci sono delle ossa che escono dal terreno. Evidentemente sono tipo dei reperti geografici. E praticamente dobbiamo scoprire tutti i segreti che ci sono all'interno di questa landa desolata, piena di segreti appunto, perché ce ne sono tantissimi. Tipo appunto uno di questi segreti è il perché ci sono degli scheletri di creature enormi provenienti probabilmente da epoche molto molto distanti su questo posto qua, su questa pianura qua, chi lo sa. Invece andiamo da questa parte e vediamo un attimo che cosa si cela qua dietro. E in effetti sapete cosa dovremmo fare? Dovremmo anche farci una base dove poterci proteggere e dove poter riuscire a rifocillarci nel caso siamo in pericolo, no? Dobbiamo immediatamente entrare dentro la base se siamo in pericolo. Qua ci sono delle mucche, io direi di ucciderne alcune, perché qua come ben vedete abbiamo solamente 5 cuori, il che è molto pericoloso. Infatti se vedete, io non so se si vede, sì, ma sono già morto una volta lì. Terribile è stato, terribile. È stato tipo uno zombie credo mi avesse ucciso, non lo so, perché ero comunque in pausa. Però comunque qualcuno mi ha ucciso, ne sono sicuro, perché sono morto. Allora, da questa parte vediamo un attimo, eccolo qua. Allora, qua ci sono delle pecore, le pecore ci servono assolutamente ed immediatamente in realtà per fare immediatamente appunto la lana, perché la lana serve per il letto e il letto serve per far skippare la notte. Però dammi. Ok, perfetto, ho già 3 di lana, ragazzi, cioè siamo fortunatissimi. Adesso cos'altro dobbiamo fare? Dobbiamo andare in una caverna, perché in una caverna troveremo le cose più utili che ci possano essere su questo Minecraft magico. Ma ci sono queste erbacce schifose che continuano a mettersi nel mio sedere, e non solo. Ah, ci picchia, sono lunghissime, entrano davvero dappertutto. Questa cosa è troppo troppo ambigua comunque, dovrei smetterla di dirla, perché cioè nel senso entrano dovunque. Vabbè, basta, lasciamo perdere, non voglio nemmeno spiegare una cosa del genere. Ma scusate, io mi chiedo, mi faccio una domanda spontanea, ma ci sono delle caverne qua, vero? Perché a me non sembra ancora che ce ne sia stata nemmeno una, e io non ho ancora la pietra in tutto ciò. Ma ci sono le caverne in questo mondo segretoso oppure no? A parte gli scheletri, che vabbè, cioè gli scheletri di gente molto grande, come ben vedete. Queste sono le costole di un gigante. Sapete bene ora come sono fatti Attack on Titan, i giganti di Attack on Titan, oltre che ai muscoli, ovviamente avranno anche uno scheletro. Sto per morire di fame, il che è male, ovviamente. Non penso sia buono questo affatto, oppure buono, non so, voi decidete un po' voi come dovrebbe essere. Comunque io vedo che si vede veramente poco all'orizzonte, ma secondo me è proprio perché ci sono pochi segreti che si vede poco all'orizzonte. E spero che non vi dia fastidio, dai, non credo, speriamo di no. Comunque scrivetemi nei commenti se vi dà fastidio, così almeno magari cerco di toglierla. Ah beh, alleluia, cavolo, cioè ce n'è messo di tempo, no? Sono stato solamente 3 ore per cercare una cavolo di cosa. Mi sono spaventato per la minimappa un attimo là sopra, perché avete visto, si è mossa in modo molto particolare e strano. Il che è male, ovviamente, perché se si muove così e io mi prendo gli infarti, come se stessimo giocando a un gioco horror, non va bene. Però qua posso farmi una fornace che è perfettamente utile ai fini di... Ma che caspita è sta roba? Crafting calculator, vabbè, ok, va bene, la prendo. Comunque grazie mille della crafting calculator, non seriamente, però io voglio capire cos'è questa cosa. Vedete, questo è uno dei segreti di cui vi stavo parlando. Oddio, troppo vicini. Sì, ho capito. Se voi sapete come si utilizza questa cosa, per favore scrivetemelo, perché io ho capito ben poco di tutto ciò. Ok, ho dovuto mettere le luci dinamiche, se no era un casino. Poi abbiamo già trovato del ferro, il che è molto utile, perché il ferro ci aiuta a sopravvivere molto di più rispetto ad un classico pietro. Perché sto parlando così? Non credo di essere molto normale. Però comunque forse magari potrebbe anche essere una buona idea parlare con uno psichiatra. Forse potrebbe darsi che magari mi possa aiutare un attimo, dato che comunque ho delle... Oh mio Santa Marianna! Ma chi caspita? C'è un... No, ma... No, sto qua fa male, raga. Allora bisogna attuare delle strategie utili ai fini di non scattarci, perché qua purtroppo... meno male delle strategie. Ok, sono ritornato su... Allora, io ho visto degli scheletri, ma questi scheletri non mi fanno paura, perché adesso, amici miei,
occhioni che mi state guardando, sì, sto parlando proprio con te, proprio con te che mi stai guardando in questo momento. Dovremmo craftarci, no, non il piccone, una spada, perché così possiamo andare a distruggere quegli schifosi. Quanto gli odio, cosa devo craftare ancora? Ancora un'ascia e poi basta, perché così, ok, perfetto. Adesso l'ascia, con l'ascia prendiamo questa e adesso andiamo a distruggerli. Prima dobbiamo attirarli, però dobbiamo attuare questa strategia di attiramento. Se no, come potremmo fare per sconfiggerli in un altro modo? Beh, vedete, comunque lì c'è il buio più totale, che è meglio non andarci. Ciao zombie. Male idea, brutta idea, brutta, no, 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 brutta idea, male idea, male idea. Ennesimo. Dobbiamo stare super attenti, raga, perché questo non è mica un gioco da ragazzi. C'è sto cavolo di pipistrello che mi si mette in mezzo alle palle. Oh, state scherzando, vero? Ma io sono letteralmente andato addosso ad un creeper. Oh mio Dio, ti prego. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a sopravvivere almeno altri 3 minuti. Cioè, forse 3 minuti è già troppo, magari. Non so. E effettivamente dovremmo craftarci tipo un'armatura in ferro. Provvedo immediatamente. Ma io mi sto chiedendo, ma ci sono dei modi per recuperare vita? Perché io veramente ci muoio qua. Ma non è... cioè, raga, non sto scherzando, ma è impossibile da sopravvivere sto cavolo di cosa. Anche perché se ci sono solo 5 cuori, con la difficoltà di Minecraft, non... almeno personalmente, non è che sono capace di giocare. Non è che sono il pro, non è che sono Dream. Cioè, scusatemi tanto, non mi chiamo Dream. Se mi fossi chiamato Dream, avrei fatto le speedrun e le live su Twitch, ma non sono Dream, non sono, vi paio Dream, io no, io sono Dunis, inizio sempre con la D, ma è totalmente diverso ovviamente, quindi non capisco perché la gente deve pensare che io sia Dream e che io sia capace di sopravvivere così tanto su Minecraft. Cioè, veramente questa è una mancanza di rispetto nei confronti sia di Dream che di miei, il mio amico Dream approverebbe, vero Dream? No, c'è un creeper! No, seriamente, raga, c'è un creeper. Ah, almeno il pipistrello è morto. È ciò che si meritava quel bastino. Ok? Perché volevo dire tante cose brutte, ma alla fine non gliele ho dette perché non posso, no? Sono su YouTube e non posso. Però qua c'è un... avete visto un'esperienza viola? Ah, qua c'è un ragno un po' cattivo che si arrampica un po' in modo strano, ma è sempre bravo. Lui è un mio amico che è morto per ora. È su Minecraft ovviamente, e mi sembra ovvio che sia su Minecraft. Ma papà, scusate, ma come mai non distruggono niente? Io ora mi rendo conto che i creeper non distruggono, e questa cosa non me la spiego. Ma ho disattivato qualcosa io? Come? Perché non distruggono? Allora, perfetto, così stiamo uscendo fuori dalla cavernina. Adesso dobbiamo un attimo scongiurare tutta questa situazione. No, scherzavo, ritorniamo immediatamente dentro. No, allora, facciamo così. Ci craftiamo prima di tutto. Ok, perfetto, ce l'abbiamo già la crafting table. Quindi sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farci il letto e dormire, semplicemente. Non è difficile. Il letto così. No, il letto ci facciamo. Perché potevo farmi anche la tenda, però... che schifo la tenda, io non voglio la tenda. Voglio qualcos'altro. Ok, perfetto, adesso prendo il letto. Dammi il letto, dammi il letto. Posso uscire? No, scherzavo, dormo in caverna, guardate, preferisco. Ok, perfetto. Adesso ho anche una torcia ai piedi miei, così almeno mi si bruciano le suole dei piedi, non so come si chiamano. E vabbè, quelle robe là, e quindi adesso posso sopravvivere. Oh, ciao, scheletrino. Adesso puoi morire, per favore, no, perché stai rompendo le scatole. Vabbè, sentite, a me no, che cosa me ne frega a me. Ah, uccido altre pecore. Non perché io sia cattivo, ma perché praticamente ci serve sia il cibo che ovviamente la lana. Comunque, se ci pensate, noi siamo veramente terribili come esseri umani, perché distruggiamo tutto. Vabbè, però la mangio anch'io la carne, nel senso che è buona, ovviamente, la carne. Però allo stesso tempo, boh, c'è un po' strano a pensare che comunque ammazziamo tutte le specie che ci sono. Vabbè, comunque, ovviamente è un pensiero così a caso, cioè, nel senso, non sto accusando nessuno, niente, né, cioè, nel senso, è un po' così a caso, quindi... nessuno si offenda. Adesso invece andiamo su questa montagna. Su questa montagna magari possiamo anche costruirci qualcosa di magico, come per esempio una casa che possa assolutamente soddisfare le nostre esigenze di persone, le quali hanno chiaramente delle esigenze, perché noi le persone in generale hanno delle esigenze, no? Tipo, tu hai un'esigenza, tu che mi stai guardando, tipo tu scrivi qual è la tua esigenza, un po' un'esigenza, però potrebbe essere una cosa privata, ora che ci penso. Vabbè, se non è privata, scrivimi l'esigenza, altrimenti scrivimi se ti piace, se tu mangi la carne oppure no. La mangi la carne oppure no? Sotto nei commenti, cioè sì o no, è molto semplice da scrivere. E invece sopra qua, vediamo un attimo se riesco a salire, perché insomma ci ho messo mezz'ora per arrivare qua sopra, non c'è un cast.
colpita di niente. No, invece, vedete che invece si fa bene ad esplorare bene e a stravolgere gli orizzonti, a scalare le montagne per trovare le cose più mistiche, perché effettivamente poi dopo chi cerca trova, come si dice il proverbio. Cosa sto dicendo, raga? Non ci credo nemmeno io alle cose che sto dicendo, però in questo caso è vero, chi cerca trova, scusatemi, cioè nel senso io ho cercato e ho trovato, cioè mi sembra ovvio. Infatti guardate che bello che sono dentro il villaggio che trovo, ma comunque io sono bellissimo, cioè non per dire. Ok, scherzo, cioè sto scherzando, cioè nel senso non sto scherzando sul fatto che sono bellissimo, però sto scherzando a complimentarmi da solo, questo sì, perché di solito non si, cioè qualcun altro dovrebbe complimentarsi con te sul fatto che magari sei bello, non che tu da solo dici che sei bello, però io lo faccio perché comunque penso di essere bello, cioè nel senso ognuno pensa le proprie cose, tipo anche tu pensi di essere bello, vero? Spero di sì, perché è così che ci si deve sentire, sentire, prima però bisogna anche sapere l'italiano, prima di essere belli, l'importante è sapere essere, insomma, essere a conoscenza di come funziona il mondo. Ma che cazzo, raga, sto impazzendo. No, sto vedendo cose, ve l'ho detto che qua ci sono segreti mai visti. Allora, so che questi potrebbero sembrare solamente alberi, ed effettivamente mi sto chiedendo perché mi sono così stupito per degli alberi. Però, se ci pensate, questi alberi non sono semplici alberi, perché non si vedono così belli su Minecraft Vanilla. Cioè, sono meravigliosi, straordinari, stratosferici, super fighi, aleogenonci. Cioè proprio sto prendendo anche i meloni che ci servono per sopravvivere, stiamo razziando tutto quanto perché appunto siamo in modalità super sopravvivenza e quindi dobbiamo per forza super sopravvivere, perché qua è super difficile, vabbè la smetto, ok, però ci sta super troppo fare questa roba qua perché è bellissima, vi giuro è bellissima, è bellissima. Va bene, qua quindi bella, qua c'è la palude. Ok, qua questo è un fiume, qua ci possiamo pescare i pesci, i pesci quelli là che magari si possono pescare, quelli che li prendi al supermercato, no? Giusto, si possono prendere al supermercato i pesci. Ma che cazzo, raga, non sono normale. Lì lontano vedo qualcosa, ma quello lo vedremo nel prossimo episodio. Intanto vi ricordo di lasciare like o iscrivervi al canale o attivare la campanellina e vi compaiono altri video, ci vediamo al prossimo. Ciao!